Edo, Edo! Pronti, pronti! Ciao! Edo da Treviso, ciao. Da Treviso, come stai? Che fortuna! Molto bene! Che fortunato, dico sempre, a Treviso ci sono delle donne bellissime, la città è bellissima, il cibo è bellissimo. Si sta bene a Treviso, si sta bene! Si sta molto bene! Si sta bene! Molto bene, poi io sto in provincia, quindi... Ah, fantastico! Colline, senti una cosa, ci hai mandato un messaggio dove dice che a un certo punto tu... Cioè, il messaggio è questo, se fosse un film bisogna partire da da questa immagine che è a chiappa. Sei in Austria da solo, con una maglietta di un addio al celibato, dei calzoncini, delle scarpe senza calze, scarpe non tue, senza soldi, senza niente, abbandonato lì come fosse stato lanciato da un... Cosa è successo? Sai, cosa c'era scritto sulla maglietta? Questo è fondamentale. No, sai che siamo in provincia di Treviso. C'era sarà scatto dito. Zio, era una maglietta celebrativa per questo, grande amico che si sposava e quindi c'era un suo disegno, qualche scritta, qualche cosa stupida, se non ricordo. Vabbè, la scritta era zio Cam sposo. Ecco, una roba del genere. No, anzi, zio Cam nome sposo. Non mi sposo più. Allora, Edo, raccontaci. E quindi andiamo a fare questo giro celibato, andiamo a fare questo giro in bicicletta in Austria, dopo a Collins, bella giornata. Una bella corriera piena di gente, di amici. La corriera. Io conto tutte le teste per capire se possiamo tornare a casa. Perfetto, ci siamo tutti, ne mancano due che stanno per arrivare. Scendo un attimo per andare in bagno, mi giro, esco dal bagno, la corriera non c'è più. E io mi ero appena messo un paio di scarpe a casa perché avevamo preso acqua durante il giorno, quindi ho trovato un paio di scarpe in corriera senza lacci, senza nulla, le ho messe su giusto per andare in bagno, sai, 30 secondi. Schiacciate dietro come le ciabatte, sai, anche senza lacci. Esatto. Quindi mi trovo fuori su sto parcheggio, ovviamente pantaloncini da calcio senza tasche, quindi no telefono, no soldi. Vabbè, ho detto no, mi state prendendo in giro. Ha fatto lo scherzo. Certo. Sì. Senti, quando se ne sono accorti, scusami? Ma non lo so, loro dicono che se ne erano accorti, però hanno cambiato parcheggio, mi hanno aspettato in un altro parcheggio, come se io sapessi. Ma è così, vediamo se ci trova. E poi loro alla fine arrabbiati, ecco, ma dov'eri? Ma insomma, ma ragazzi, mi avete lasciato a piedi. Ho dovuto fermare un ragazzo austriaco che mi ha regalato 20 euro, per fortuna, mi ha fatto mandare due messaggi, no, vabbè, per 10 uno. Euro. Ah, ti ha dato, pensavo ti ha dato 20 euro per tornare a casa, no, 20 euro per mandare un messaggio, già che ti ricordi il numero a memoria. Lui mi ha dato 20, no, io non sapevo nessun numero, quindi l'ho dovuto cercare su Facebook, mandare un messaggio, nessuno rispondeva, quindi gli faccio, guarda, grazie mille, se poi c'hai un 10 euro che prendo un treno e torno verso l'Italia, mi fai un favore. E lui me li ha dati, tranquillo, mi fa no, tieni, non ti preoccupare. Brava Gigi. I famosi spicci. E tu gliel'hai ridati, l'hai cercato su Facebook? No, adesso ho l'indirizzo e gli devo rimandare su qualcosa. Ma dagli su una bottiglia di vino, una roba così. Esatto. E quindi poi ho preso sto treno, poi ho disse anche là, la tipa non sapeva dove mandava. Bello, dai. Bello. Però bello. Quanto è bello raccontarlo, guarda. Scusate, che poi appena ne esci. È la mia storia preferita. Certo. Tra le dita. Ok, ciao Edo, buona giornata. Ciao, ragazzi, ciao. Allora, 1, 2, 3, 4, ci sono tutti. Scendo un attimo a fare la pipì, ragazzi, arrivo subito.